Dunque, Presidente, un bilancio stagionale in anteprima, perché manca ancora l'ultimo atto. Penso personalmente bilancio comunque positivo per quanto possa andare domenica sera in questa partita che magari non lascia molte speranze ancora. Ma sicuramente il bilancio della stagione è più che positivo, perché siamo arrivati a una finale per una Serie B, erano 39 anni che non ci capitava. Sicuramente, come ho detto ai ragazzi poco fa, cioè, potevamo sfruttare meglio la partita di andata, perché poi alla fine siamo partiti male, il primo quarto eravamo sotto di 13, il secondo quarto abbiamo perso di 3, il terzo quarto è andato molto male, l'ultimo quarto l'abbiamo vinto, quindi se avessimo contenuto il passivo, anche se giocavamo contro una squadra che il playmaker ha giocato 8 anni in Serie A e c'erano almeno 8 decimi, 7 decimi di giocatori che hanno giocato in B da protagonisti, però venire via con magari meno 9 era diverso che venire via con meno 21. Però il fatto che ci sia ancora una partita da giocare, nella pallacanestro ne ho visto di tutti i colori. Andando oltre, con vista al futuro, ci saranno difficoltà mica piccole, insomma, da affrontare, no? Lo sappiamo, vero? Comunque vada domenica, voglio dire. Ma le difficoltà ci sono enormi perché le spese aumentano, il Covid come ha danneggiato noi, come ha danneggiato tutte, attività commerciali e non la federazione ci sta massacrando, perché obiettivamente, devo dire, ne faccio parte da 32 anni, quindi siamo in 4 in comitato regionale. Però non li capisco, sinceramente non li capisco, perché chiedono 25.000 euro in 20 giorni, praticamente adesso hanno rimandato altri 1.500 euro da pagare, hanno rimesso 300 euro ogni gara, ogni partita che viene fatta in questa finale, perché sono partite speciali e quindi, nonostante che ieri abbiamo pagato 1.570 euro di bollettino, hanno rimesso altri 1.800 euro meno la gara ancora di domenica, quindi diventeranno 2.000. Cioè, voglio dire, io vedo che dal punto di vista aziendale, se c'è una riba che torna indietro di 8.000 euro, ti mandano 1.000 euro, poi 1.500, poi 2.000. Le aziende hanno la tendenza a dare una mano ad aziende serie che lavorano magari con te da una vita.